Torniamo in studio, come vedete ci ha raggiunto all'interno di questo nostro telegiornale la biologa nutrizionista, dottoressa Mara Buonasera, Antonaccio, grazie per grazie. essere qui con noi, con il quale parliamo intanto del rapporto alimentazione e malattie degenerative che verranno insomma sviscerate all'interno di una serata particolare. Ne Sì, vogliamo parlare? certo. Allora, il giovedì 24 di ottobre presso la libreria Belgravia, assieme alla scrittrice Margherita Ruggero, a me e al maestro panificatore Scarcella, Luca Scarcella, parleremo di pane. Si parlerà di pane, si parlerà di condivisione, ci sarà l'AIL come patrocinante, quindi l'Associazione Italiana Leucemie, Linfomi e Mielomi, che utilizzerà questo fil rouge che lega tre persone completamente diverse e che all'apparenza non hanno una connessione tra di loro, nel raccontare che cos'è la malattia. La signora Ruggero, nel suo ultimo libro, racconta il rapporto con l'alimentazione durante la guerra, lei da bambina e nel post bellico, quindi i primi anni della ripresa economica, e attraverso il cibo tratteggia personaggi e racconta storie. Io parlerò del significato dell'alimentazione per prevenire le malattie degenerative alle quali appartengono i tumori, purtroppo anche quelli del sangue, e come trattare alimentarmente il malato oncologico e soprattutto come continuare la prevenzione nella fase post-oncologica, quella in cui fortunatamente il malato va in remissione. E il signor Scarcella ci racconterà come si fa del buon pane, quindi con i giusti tempi di lievitazione, con attenzione alle materie prime e nel rispetto della naturalità di un alimento antico, come la storia dell'uomo. Ecco, dunque il pane come filo conduttore di questo appuntamento, pane che è anche un sinonimo di, se mi consente, di condivisione, ma Certo, anche forse un alimento, l'alimento principe per la l'alimento nostra principe nutrizione. perché comunque simbolicamente il pane è alla base della nutrizione, no? Si dice mangiare pane acqua, si dice spezzare il pane, quindi il pane è sempre stato nella nostra cultura, della nostra area geografica, alla base dell'alimentazione. Senta, diceva prima, anche con l'esperto panificatore si parlerà dei tempi di lievitazione. Ecco perché cosa Ma succede? uno dei problemi maggiori nella panificazione moderna, quella industriale, quella del pane a basso costo e venduto nella grande distribuzione, è che per ottimizzare la produzione stessa non vengono rispettati i naturali tempi che i lieviti, che sono degli organismi viventi, necessitano per modificare gli amidi delle farine. E quindi normalmente ci vogliono dalle 4 alle 6 ore, invece nella panificazione industriale, o quella veloce che deve costare poco, si panifica anche dopo 2 ore, con la conseguenza che i lieviti arrivano nel nostro intestino ancora attivi e lì continuano a fermentare. Quindi molte persone patiscono, appunto, dicono: ho mangiato il pane, la pizza, mi sento gonfio. Rischia di lievitare il Rischia nostro di interno. lievitare il nostro interno, esattamente. Va bene, allora una serata sicuramente dove si potranno approfondire le tematiche, soprattutto sull'alimentazione, Sì, che è insomma e fondamentale per il soprattutto benessere. sostenere l'AIL, che è un'associazione che segue i malati appunto di leucemia e fa tantissimo per Allora, io ringrazio per essere stata qui con noi la dottoressa Mara loro. Grazie a Antonaccio. voi, vi Ricordiamo giovedì, aspettiamo. vero? Giovedì 24 alle 18:30 presso la libreria Belgravia di Torino in via Vicoforte. Venite per sostenere la ricerca, per sostenere la condivisione e per mangiare del buon pane.